Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori a Prima TG Flash. Andiamo con le ultime notizie. Si è concluso ieri il primo giro di consultazioni da parte di Mario Draghi, che ha incontrato la Lega e il Movimento 5 Stelle. Abbiamo ribadito il concetto che quando e se si formerà un nuovo governo con noi, ci saremo sempre con lealtà, ha detto il capo politico del Movimento Vito Crimi, dopo le consultazioni con il premier incaricato da Mattarella, Draghi. Il nuovo governo deve avere un'ambizione ambientalista ed europeista e partendo da quello che è stato già realizzato, dobbiamo guardare sempre il bene del nostro paese, quindi nessun rammarico, vediamo se si creano le condizioni perché il paese sia messo in sicurezza al più presto, ha detto invece il premier uscente Giuseppe Conte fuori da Montecitorio dopo le consultazioni. Noi non poniamo condizioni, altri lo fanno, noi nessuna condizione né sulle persone né sulle idee, il bene del paese deve superare l'interesse personale e partitico, ha invece dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini al termine dell'incontro con Draghi. Nessuna tassa, semmai una pace fiscale per aiutare tutti i cittadini. Molto tempo lo abbiamo impiegato sullo sviluppo e sulla crescita. Il bollettino di ieri del Ministero della Salute registra 13.442 nuovi contagi su 282.407 tamponi effettuati, anche antigenici. I decessi in un solo giorno sono ancora alti, 385, mentre sono in calo i ricoveri. Le terapie intensive sono 32 unità in meno, mentre i ricoveri ordinari firmano meno 167. Il tasso di positività è sceso al 4,75%. Il ministro Speranza ha firmato il decreto per autorizzare la distribuzione degli anticorpi monoclonali approvati dall'AIFA. Sono intanto arrivate all'aeroporto militare di Pratica di Mare a Roma le prime 249.600 dosi del vaccino AstraZeneca, che ha superato intanto quota 1 milione, il numero di italiani che ha effettuato anche il richiamo vaccinale, mentre l'indice RT resta stabile allo 0,84, mentre il tasso di positività risale al 5,2. Preoccupano intanto le varianti del virus, mentre restano invariati i colori di tutte le regioni. A commentare la settimana sul contagio da Covid-19, Gianni Rezza, andiamo ad ascoltare le sue parole. L'incidenza dei casi di Covid-19 nel nostro paese scende leggermente rispetto alla scorsa settimana, ma è ancora elevata, circa 273 casi per 100.000 abitanti, mentre l'RT è lo stesso della scorsa settimana e si fissa intorno a 0,84. Per quanto riguarda il tasso di occupazione delle terapie intensive, siamo intorno al 26%, quindi di poco al di sotto della soglia critica. In alcune regioni si registra però la circolazione di varianti virali, per cui è necessario prendere dei provvedimenti particolarmente restrittivi, soprattutto nei comuni colpiti. Per il resto bisogna continuare a tenere dei comportamenti prudenti. L'andamento epidemico in Campania registra nella giornata di ieri 6 febbraio 1546 nuovi positivi, di cui 147 identificati con test antigenici rapidi. Sono 1319 gli asintomatici e 80 i sintomatici. Il totale dei tamponi effettuati è stato di 19.325 unità, di cui 3.001 antigenici, 9 purtroppo i decessi registrati nelle ultime 72 ore. Il report posti letto invece su base regionale recita 650 56 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 108 occupati e 3.160 quelli invece di degenza ordinaria disponibili. Una giornata importante per i diritti, per la libertà e per la giustizia. Ieri mattina a Napoli il sindaco De Magistris, insieme all'assessore alle pari opportunità Francesca Menna, all'assessore ai giovani Alessandra Clementi e all'assessore al welfare Giovanni Pagano, ha inaugurato la Casa della Cultura e dell'Accoglienza per le persone LGBT, una struttura comunale su tre livelli che accoglie un centro socioculturale polifunzionale e la prima residenza comunale di emergenza in Italia per persone vittime di discriminazione o marginalità sociale. La struttura sarà gestita da una cordata di associazioni con il supporto dell'Ordine Psicologi Campania del nuovo Teatro Sanità. Andiamo ad ascoltare le voci dei protagonisti. Oggi è una giornata straordinaria per i diritti, per la libertà e per la giustizia. La prima casa gestita
interamente dal comune per dare rifugio e accogliere le persone LGBT vittime di violenza, soprusi, abusi, discriminazioni violente. Ovviamente per ragioni di tutela non vi sveliamo il luogo, ma anche il luogo è un segnale del cambiamento dei tempi. Qui questa città crede nei sentimenti, nella fratellanza, nella solidarietà, nella giustizia e nel tendere una mano a chi è in difficoltà, applicando la Costituzione. Le persone che vengono prima di tutto. E quindi oggi è un giorno importante, ci abbiamo lavorato molto, abbiamo superato ostacoli burocratici, amministrativi, una grande volontà politica in cui la Costituzione, i diritti e il capitale umano prevalgono su tutto. Ancora una giornata negativa per i nuovi contagi da Covid-19, quella di ieri in provincia di Caserta. Dopo due settimane di discesa, i pazienti attualmente positivi tornano a superare quota 3.000. È ciò che emerge dal report quotidiano dell'ASL di Caserta, che ufficializza 177 nuovi positivi su 2.328 tamponi processati, con un tasso di positività pari al 7,7%. I guariti del giorno di ieri sono stati 63 e gli attualmente positivi firmano quota 3.069, con un aumento di 111 unità. I decessi sono 3 nelle ultime 48 ore. Le comunità colpite sono Bellona, Maddaloni e San Felice a Cancello. I casi maggiori sono registrati a Sessa Aurunca nella giornata di ieri, con nuovi 19 positivi, Casapulla, Caserta e Caianiello con 7 e Maddaloni con 8. Un dramma che continua a consumarsi, quello legato alla morte del piccolo Gianni, il bambino di 2 anni ucciso martedì scorso a Castel Volturno. Il padre continua a respingere le accuse, affermando che il piccolo sia caduto dalla culla, ma quando è arrivato all'ospedale Pineta Grande riportava numerose lesioni che facevano pensare ad una violenza domestica. L'uomo, nel corso del lungo interrogatorio a cui si è sottoposto, assistito dal suo legale, ha fatto emergere particolari di violenza domestica consumatisi tra le ristrette mura dell'appartamento della compagna, 29enne e psicopatica, già in cura, lo ha picchiato in diverse occasioni, ha dichiarato accusando la donna. Gianni è caduto dalla culla, non l'ho ucciso, ho solo cercato di rianimarlo. Un Napoli impreciso, confusionario e poco determinato esce con le ossa rotte dalla trasferta di Genova contro il Genoa di Ballardini. Il Grifone infatti si è imposto 2-1 sugli azzurri grazie alla doppietta dell'ex Goran Pandev nella prima frazione di gioco. Il Napoli ha avuto parecchie occasioni, ma non è mai riuscito a riaprire la partita se non nel finale, grazie a Politano. Una sconfitta molto pesante per gli uomini di Gattuso, che restano sesti in classifica e non approfittano degli stop di Roma e Atalanta nel pomeriggio. Così ha commentato l'allenatore partenopeo a fine partita: ci siamo fatti 2 gol da soli come dei polli, abbiamo fatto tutto noi, costruiamo e non riusciamo a realizzare. Manca lucidità, c'è stanchezza e mancano anche alcuni uomini fondamentali. Coppa Italia, la priorità è la Champions League, dobbiamo tornarci. La Coppa Italia ci ha regalato tante emozioni anche la passata stagione, ma il Napoli deve stare in Champions. Come si carica un tecnico? Guardando negli occhi i calciatori e vedendo se ne hanno ancora. Non ci si allena più. Devo dire bravi ai ragazzi per quello che hanno fatto ieri, una grande prestazione. Purtroppo però il risultato ci dice altro. Mercoledì, ricordiamo, il Napoli sarà impegnato nel ritorno a Bergamo contro l'Atalanta delle semifinali di Coppa Italia. Si parte dallo 0-0 dello stadio Diego Armando Maradona. Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Una buona domenica.